Il colpo d'occhio può essere estremamente rischioso, nel senso che una persona ti può colpire, Sonia, dici, caspita, com'è carismatica. Quante volte sarà successo, immagino anche a te, incontri una persona, ti sembra veramente carismatica, e poi la incontri una seconda, una terza, una quarta volta e vedi una serie di comportamenti che non sono più quelli del primo impatto. Ecco, il carisma contiene in sé se vuoi, la matrice della coerenza comportamentale, della congruenza del comportamento. E quindi capisci che fa tutta la differenza questa, perché un comportamento coerente, sempre coerente, è un comportamento molto probabilmente vicino al carisma. Ok? Tutto il resto può essere una grande finzione scenica, perché ci sono dei bravissimi attori in giro, senza essere necessariamente degli attori che calcano le scene di un teatro o di un cinema. Quindi la risposta è, in genere per capire, per studiare il carisma, quando mi avvicino allo studio di una persona, in genere magari una figura storica, mi servono tutta una serie di elementi, quindi la biografia, se possibile vedere i video, vedere come parlava, vedere come si relazionava, e soprattutto cogliere questa congruenza nei comportamenti, che è molto difficile se ci pensi, soprattutto per persone magari mediaticamente molto esposte, controllare, volontariamente dei comportamenti non è sempre così facile. Quindi se sei veramente coerente è molto più semplice perché sei naturale, sei te stesso. Mi auguro di aver risposto Hai alla tua risposto domanda. assolutamente.